Con i miei fratelli ci siamo dovuti faticosamente un attimo raccogliere per decidere come salutare nostro padre. Abbiamo velocemente realizzato che questa sarebbe stata la sede più idonea, un posto dove lui ha trascorso tanta parte della sua vita, tutti coloro che hanno reso questo possibile. Renata De Lorenzo, le autorità cittadine che ci hanno supportati per fare tutto ciò che era necessario, le autorità regionali, metropolitane e naturalmente i relatori. Li ringrazio per le bellissime cose che hanno scritto e detto e anche per la loro commozione, che è la nostra. Ci ha lasciato una grandissima eredità. Adesso è questa la speranza di riuscire a proseguire sulla linea che lui ha tracciato e questo testimone che lui ci passa possa veramente aiutarci ad andare avanti con i nostri studi e a far sì che la vera cultura di Napoli possa avere sempre più fondamento e lustro, quello che ci hanno insegnato Benedetto Croce, l'avvocato Marotta e adesso anche Giuseppe Calasso. Ci ha insegnato e ha insegnato ai suoi allievi che noi dobbiamo essere molto consapevoli della nostra tradizione, della nostra storia, ma che noi dobbiamo essere portatori di un mezzogiorno che è proiettato in Europa, che guarda al futuro, che è consapevole delle sue potenzialità ma anche dei suoi limiti e non si chiude in un localismo ma si confronta col meglio che esiste al mondo. Questo credo che sia un messaggio importante soprattutto per i nostri giovani, una testimonianza da portare avanti e far vivere ogni giorno. Questa era la fila che 3 mesi fa attendeva di entrare al Teatro Bellini per ascoltare una lezione di storia sulla rivoluzione napoletana del 1799 tenuta da un incredulo Giuseppe Calasso. Anche oggi nel Maschio Angioino c'era tantissima gente. Napoli ha dato l'ultimo saluto allo storico e meridionalista scomparso a 88 anni. Il Comune di Napoli era presente in forma ufficiale, con gonfalone e picchetto d'onore, nella sede scelta dalla famiglia stessa per il saluto dei cittadini. La Società Napoletana di Storia Patria, di cui era presidente dal 1980. L'ho conosciuto ovviamente in questi anni, ma l'avevo conosciuto anche prima, dove facevo il magistrato. Abbiamo fatto un intervento insieme qui, 15 giorni fa, in un convegno scientifico sulla cardiologia. Devo dire, stava benissimo, molto lucido. Ma io credo che il professor Galasso ha avuto oggi gli onori della città, tutta, nessuno escluso. Un eccellente storico, un punto di riferimento indiscusso del mondo accademico napoletano, nazionale e internazionale. Da uomo delle istituzioni ha legato il suo nome alla difesa dei beni comuni, dell'ambiente, del paesaggio. Pensiero autonomo e critico, quindi apprezzato da chi ne condivideva le analisi, rispettato da chi non le condivideva e quindi un napoletano doc. Ci sono state un po' di polemiche in queste ore, si pensava all'antesala dei baroni per la Camera Ardente. Posso dire, l'unica nota stonata sono queste polemiche che stavano solo nella testa di chi voleva fare le polemiche, ma sono state spazzate via da questa giornata con una cerimonia così bella, con la testimonianza dei due rettori, della famiglia, degli storici. Certe volte veramente si fanno delle polemiche inutili, sul nulla, ma spiace soprattutto per una giornata come questa, che uno dovrebbe ricordare una persona autonoma, critica, un punto di riferimento per tanti della nostra città, che è stato ricordato con gli onori di tutti, ma c'è qualcuno evidentemente che ama creare per forza polemiche e quindi se godono loro, peggio per loro.